Saluto ragazzi, per tornare ad un altro episodio di Pokémon Omega Ruby Alpha Sapphire in collaborazione con Pokétan.net e Federic95it. Dunque, oggi siamo qui a visitare la nave, che non mi ricordo mai che nome abbia. Ti prego, dove vorresti andare? Dunque, non potremo visitarla se andremo direttamente a Resort Lotta, quindi andiamo a Porto Alghepoli, perché ora sono a Porto Selcepoli. Andremo direttamente a Porto Alghepoli e questo ci permetterà di visitare la nave, almeno credo, in base a quello che c'è scritto. Eccoci qua, infatti, sì! Vi auguriamo una buona traversata, benissimo. Tu chi sei? Vieni a visitare le tre cabine, i natori annoiati dal lungo viaggio non aspettano altro che lottare. Aspetta, io ho una mia cabina, vero? Ehi, c'è Drake, con Marino. Ti ringrazio per essere venuto fin qui. Vederti dietro il timone dopo tanti anni è proprio una grande emozione, vecchio mio. Così come incontrare di nuovo Pico dopo tanto tempo. Anche Pico sembra felice di incontrarti, Drake. Però smettila con i complimenti, se non vuoi vedermi arrossire. Beh, allora mettiti pure a tuo agio, non sarà un viaggio tanto lungo. Siete allora, Marino. E vento in poppa. Corpo di mille Wilder, a più tardi, vecchio mio. Sì, perfetto. Marino, ciao, come stai? Benvenuto a bordo, sono stato nominato capitano onorario della motonave Marea. Non per chiamarmi Capitan Marino. Si è andato in pensione, ma quando ho visto questa magnifica nave, il mio spirito marinaresco si è risvegliato. Ebbè. Questa dovrebbe essere la mia stanza, sì, ma non c'è il box. Porca miseria. Devo togliere di Pokémon e rimetterne degli altri. Va bene, visitiamo un pochettino tutte le stanze, allora. Qua sembra che ci sia una sfida in doppio. E ovviamente non posso lasciare i Pokémon che ho per primi, quindi ordino. Mettiamo Camero per Riamon per primi. Ok, sfida in doppio, per iniziare. È un po' imbarazzante, ma vedere cosa può fare il nostro amore. È un po' imbarazzante, vediamo cosa può fare il vostro amore, allora. Imbarazziamoci tutti quanti. Sono accorto adesso che la loro bocca ha forma di cuore. Oh, madonna. Ok. Ora, lotta. Facciamo prima di tutto una bella eruzione per colpire entrambi. E poi invece con Ariama faccio zuffa su Miltank, perché mi sembra quello che possa resistere di più. E ancora sta animazione di merda che me le dimentico tutte le volte. Basta, Matteo, basta. Ma sono demente, eh. E invece poi è proprio Miltank il primo che è stato ad andare giù. No, anzi no, perché ho attaccato prima, ecco perché. Bene. Ok, abbiamo sconfitto i due. Oh no, oh, poveri, adesso sono timidi. La prima volta che la forza del nostro amore è alla peggio. Sei davvero un allenatore incredibile. Opzioni. Animazioni sì. Chiedi se sostituire. Ok, così va bene, perfetto. Andiamo di qua adesso invece, dove troveremo un signore. Ah, ok, ci sfida. Faccio la spola tra il Ghepoli e il Selcepoli, proprio così. Il mio hobby è andare di porto in porto per assistere le gare live. Poi con chi è mandato in campo è del Ketty. Io mando Ariana. Camera, scusate. Ho sbagliato poco come c'era per prima. Facciamo una cosa stupidissima. Mega evoluzione e spacca roccia. Ecco che utilizzo la camera ptite. Yeah! Bam! Mega camera all'attacco. Ok, adesso lui utilizza bruciapelo, figlio di un figlio. Poi con bruciapelo io li odio. Spaccaroccia, bam! Super efficace del Ketty, mi ha messo KO. È incantevole, cos'è che fa? Si innamora. Però è messo KO, cosa faccio? Come fa? Cosa serve? Che la prossima scelta sarà un altro del Ketty, che palle. Dello stesso sesso, sei mica innamorato dello stesso sesso anche prima? Riutilizzo spaccaroccia, che è super efficace. Anche stavolta del Ketty viene messo KO. Ok. Ryan, un passante vuol fare una lotta con te, ma non. Se prendo il mio team, vi spacco. No, dico i passanti, Comunque c'è un altro del Ketty, utilizza un altro spaccaroccia e messo KO anche questo. Benissimo. Abbiamo sconfitto Renato. Bravo Renato, ora levati dalle palle perché devo andare.
No, Ryan, va via. Scemo. Ok, allora andiamo in questa cabina qui, allora, per vedere che c'è una signora. Ma questo cos'è? Diario? No, non si può leggere niente. Tu? Ok, no, questa qua, anche questa fa solo sfide. Domanda come primo Pokémon Persian. Ah, come primo e unico Pokémon Persian. Io mando Camerat. Mentre utilizzerò la mossa Spaccaroccia, vediamo come va. Lui utilizza garanzia? Sì. Vabbè, mi ha tolto tantissimo. Intanto metto capo a Persian, benissimo. Meno male che aveva solamente un Pokémon. Il tuo amico Lorenzo online. Bene, meno male. Ma mi arrivano tutte le notifiche da sotto lo schermo, nello schermo inferiore. Quindi, detto che abbiamo battuto anche questa, andiamo avanti. Abbiamo ancora 4 cabine da visitare. Più qua si può scendere. Andiamo in questa qua. Dove avremo un pigliamosche. Ciao, no, non sto facendo nessun sospetto. Tieni, questa è gratis, io davvero non ho rubato nulla a nessuno. Non lo farei mai, è merce pulita, più sarà tu. E ottengo l'MT63 che contiene divieto. Sì, ma quanto si è preso male, amico mio? Era preso malissimo. Poverino. Proviamo ad entrare in questa. Qui troveremo un gentiluomo. Sono forti i tuoi amici? Cosa vuol dire, scusa? Che non ti piaccio io? Preferiresti i miei amici al mio posto? Sei proprio un vecchio senza cuore. Veramente sono rimasto male. Ora non voglio più lottare contro di lui. Comunque, adesso parte facendo gli idioti. Ecco, il primo Pokémon che viene messo in campo è Rapidash, mentre io utilizzerò Terremoto. E Terremoto dovrebbe metterlo KO in un colpo solo? Sì, infatti. E bene, niente, sono sconfitto. Il prossimo Pokémon sarà Zebstrika. Vediamo se riesco comunque a mettere a capo anche lui, ma penso proprio di sì. Un altro Terremoto. Mentre lui utilizza Pestone. Mi fa tentennare. Adesso non cominciare però. Non cominciare veramente, che non marca male altrimenti. Marca malissimo, te l'ho detto. Io gli avevo detto che marcava male, no? Non posso stare lì a perdere tempo che mi facciano tentennare ad ogni attacco che faccio. Ancora! Oh, no! Zebstrika viene messo KO, perfetto. Ora, Camerupt sarà al 72. Relicant, che se ne frega di Relicant, scusate, Fate le parole, però, che so, me ne frega a me. Ho anche sbagliato, non devo nemmeno tenere lui. L'effetto repellente è finito. Ma stanno ancora andando avanti. Sostegno di rifiuti vuoto. Beh, non so mai. Dunque, ultime due cabine. Dove c'è prima questo elegantone che sicuramente ci sfida. Sì, infatti. Vediamo. Che Pokémon avrà? Ha un solo Pokémon. E il Pokémon è Forfrow. Peggior Pokémon di sempre. Che brutto, mamma mia. Mamma mia, che brutto. È al 51, quindi si merita la mia mossa eruzione. Nemmeno Spaccaroccia. Preferisco distruggerlo, però. Gli brucio il pelo. Invece resisterà. E utilizzerà Fascino, sì. Utilizzo allora Spaccaroccia, vediamo. Già Spaccaroccia ha cambiato le sorti. Perfetto. Swampert sarà all'80, benissimo. Meno 20 livelli ed è al 100. Può bastare, beh, è durata molto, quanto mi dicono. Ora, ultima cabina. E poi andrò a visitare le rimanenti parti. Vuol fare l'attacco sorpresa, signore? Cosa ci fa lì? Ciao, sei per caso che ho usato la porta? No, tecnicamente in questo gioco entriamo senza manco chiedere il permesso. Proprio facciamo una bella violazione di proprietà privata. Però, io, se proprio dici che abbiamo indossato noi, sì, è vero. Ok, una bella frana contro questo bel Bravery, che ho anche catturato io con l'ipervolo entrando dentro una stormo di Wingull. Non so come c'era Bravery, però va bene, devo capirla bene questa cosa, devo capirla ancora meglio. Quindi ora usciamo da qui e possiamo andare finalmente sul ponte che non abbiamo ancora visitato.
c'è una signora qui, c'è una signorina. Ho appena visto un Wailord fuori dall'acqua. A volte capita di vedere dei Whimer o dei Wailord afferrare in superficie con dei salti spettacolari. Fammi contare. Wailord che può... vabbè. Ci afferresti ancora un po'. Ti ricordo che eri tu quello che voleva stare sul ponte a tutti i costi. Ah, nausea. Che sarà quello strano tipo a prua? Tu invece cosa mi dici? Il mare che si estende per gli occhi. Che momento magico. Che mi slago di contento. Sono invece di averlo portato con me. Oh, sei tu. Come va? Che te ne pare della motonave Marea? A me basta sentire la brezza sul viso per capire che il mio vecchio amico sa ancora il fatto suo. Drake, Drake. Allora, c'è ancora un punto da visitare di questa motonave. E quello che... E, tanto non ho ancora parlato con te, scusami. Devo visitare le altre cabine. Ah no, ti avevo già parlato, che scemo. Dobbiamo ancora scendere qua, che è il magazzino. E ancora questo tizio, che cosa ci fai nascosto qua? Un bambino del posto. Tu, bambino, io venivo da molto lontano, da regione di Unimo, tu capire me? Sì. Ho un esemplare sopra la media, meglio incoraggiare la cultura. Oh, tu capire, grande emozione, grande sorpresa. Io molto, molto contento di dare questo. Tu prendere il regalo. Becca filato. E mi spieghi, scusa, da Unima, come ca... Aspetta, Unima... Ma no, è Kalos che in Francia, uno... Questo momento, becca filato, tu dare tipo volante. Parole molto belle, sì, ma quando io aprire bocca, nessuno capire me. Così è cambiata la lingua, dopo tutto lo stesso gioco. Allora, se noi passiamo qui fino a questo punto nascosto, troveremo gli avanzi, lo strumento avanzi, uno degli strumenti più utili nel competitivo, e troveremo anche questo marinaio. Qua c'è davvero un sacco di spazio, ma siamo pur sempre in uno scafo di una nave. Sarà il caso di fare una lotta? Sì, dai. Tanto, ormai li ho sfidati tutti quelli qui sopra, posso sfidare anche te, Leonard. Prima con comanda è Floatzel. E ciò non va bene perché io ho un povero camera che non so se può resistere a un attacco di Floatzel. Al 49 per lo più, quindi utilizzo terremoto sperando di attaccare prima. Sì, attacco prima. Benissimo. Colpisco. Floatzel ci saluta. Ciao ciao. Ottimo. Allora, arriviamo a sale a livello 69. Ehi, era quasi ora salisse il livello. Comunque la prossima scelta sarà Pelipper. Contro di Pelipper utilizzo Frana. Ma Pelipper, tu hai il verso più brutto di sempre. Mi spiace offenderti, ma è così, dai. Chi è che mi dà torto? È stronzo, un po' stronzo, eh. Perché dato che io faccio video, io devo aver ragione bene. Ah, che cattivo lo sono. Nah, scherzo, no, tranquillo. Mi sembra che abbiamo fatto quasi tutto, tranne sfidare questo poverino qui. Non lasciamolo solo. Portiamo anche lui nell'oblio. Per la sfida di Philip, marinaio, che anche lui gioca con il primo Pokémon che manda è un Cool Fish. Lui dal nome impronunciabile, ma io mi ricordo che una volta Queen Fish avesse l'apostrofo nel nome. Potrei sbagliarmi, mi sembra che no, la gente credo avesse l'apostrofo. Non ne sono sicuro, devo poi vedere meglio. Magari vado poi a farmi un salto su oro, va? La prossima scelta sarà Machamp. Non so in che logica adesso abbia lui Machamp, però sostituiamo Pokémon e mettiamo Swablu. Con Swablu attaccherò, ovviamente lo metterò a capo, lo distruggerò, lo annienterò, lo spaccherò in quattro. Baldeali. Ole. Colpisce, super efficace, Machamp KO. Benissimo, ecco qua. Abbiamo sconfitto anche l'ultimo, abbiamo sconfitto Philip. E quindi adesso abbiamo praticamente terminato di fare tutto quello che dovevamo fare su questa motonave Marea. Quindi, per cui ora possiamo uscire dalla nave. L'unico modo per poter uscire dalla nave è quello di andare nella nostra cabina a riposarci. Quella dove praticamente si mette il signor Marino, che vuole spiarci mentre dormiamo. Meglio riposarsi un po'. Così facendo ci ricaricheremo inoltre la squadra. E dovremmo essere arrivati? Ditemi che siamo arrivati. Sì. Ma per portare a Porto Agricoli, grazie per aver viaggiato con noi. Signori passeggeri che desiderano scendere sono pregati di rivolgersi al personale d'entrata. Va bene, ecco qua. Signora, ci faccia uscire. Siamo arrivati. Oh signore, e non capisco cos'era, dall'alto è un po' difficile. Ed eccoci arrivati. Ragazzi, spero che questo episodio vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un bel mi piace, un commento, un'iscrizione. Ci rivediamo alla prossima parte. Mettete un bel mi piace, iscrivetevi. Un saluto a Teo. Ciao ciao.